Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 45 a 56. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: "Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il loro tempio e la nostra nazione." Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote, quell'anno disse loro: "Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?" Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non era più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella arena al deserto in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti della regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: "Che ve ne pare? Non verrà alla festa?" Parola del Signore. Caifa profetizza che Gesù deve morire invece di vedere distruggere la nazione da parte dei romani. E questa profezia entra proprio nella dinamica di Dio che ha mandato il suo figlio per salvarci. Due cose da sottolineare. La prima cosa, noi vediamo il comportamento dei che volono uccidere Gesù Cristo per gelosia, per rancore, perché secondo loro Gesù è un leader politico, un messia politico. Dunque la dimensione sociopolitica ha portato i giudei a uccidere Gesù Cristo, perché se non costui prenderà il potere, perché tutti crederanno in lui. E così anche noi qualche volta uccidiamo le persone moralmente, economicamente, fisicamente, anche psicologicamente, perché con la nostra gelosia, la nostra ira, la nostra collera, li uccidiamo, cioè ci allontaniamo da queste persone che sono isolate. La seconda cosa da sottolineare è l'unità intorno a Cristo. Lui muore non solo per la nazione, ma per riunire il popolo. Siamo noi il popolo, il nuovo popolo di Dio. In nome di Cristo c'è l'unità. Tutti quanti che confessano il nome di Cristo dovrebbero considerarsi fratelli e sorelle. Questa dimensione permetterebbe a ciascuno di noi di non avere più i pensieri negativi verso gli altri. Ci possono anche essere, ma la capacità di superarli. Ecco, mettiamo tutta la nostra buona volontà, tutta la nostra forza, considerandoci tutti fratelli e sorelle. I problemi ci possono essere, ma con l'amore di Cristo e nel nome di Cristo potremo risolverli. Allora che lo Spirito ti aiuti sempre. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio ti dica. Santa giornata, buon weekend, buona domenica, buon sabato.